Questo progetto nasce da un cambio di passo nella visione infrastrutturale della Regione Marche, che vuole interconnettere tutte le vie di comunicazione, da quelle su gomma a quelle sulle vie navigabili con il porto di Ancona, a quelle legate all'aeroporto di Falconara, fino ad arrivare alle linee ferrate. E la riattivazione della tratta subappennina italica Fabriano-Pergola, anzi con il collegamento diretto con il capoluogo regionale Ancona, Fabriano, Sassoferrato, Pergola, è l'emblema di questa visione infrastrutturale. Quindi la dorsale adriatica, dove noi stiamo puntando all'alta velocità, all'arretramento della linea ferroviaria, al raddoppio della Orte Falconara con la sua velocizzazione, ma una rete ferrata interna che rappresenti un anello unico regionale che sia complementare a quello della costa, per creare sinergie tra costa e entroterra che rappresentino uno straordinario volano per l'economia marchigiana. Qui siamo in una galleria di servizio della miniera di Cabernardi nel comune di Sassoferrato, dove lavoravano migliaia di minatori, migliaia di nostri padri che hanno costruito l'economia di questo territorio, e noi vogliamo proseguire su quella traccia valorizzando quel lavoro, valorizzando quel sacrificio, promuovendo questi territori. Quindi sviluppo infrastrutturale sia con linee primarie come l'Adriatica, ma anche linee secondarie come questa che passa per Sassoferrato e arriva a Pergola, dove magari troviamo i Bronzi Dorati, o a Serra Sant'Abbondio il monastero di Fontavellana, a Corinaldo delle stupende mura, a Mondavio la Rocca, a San Lorenzo in Campo la cripta con le ossa di San Demetrio. Insomma, i diversi turismi che possono valorizzare le Marche, ma che possano attrarre anche investimenti imprenditoriali. Siamo su questa strada e abbiamo quindi inaugurato un treno che è un treno turistico, non solo di Ancona, Fabriano, Sassoferrato, Pergola, ma il treno turistico delle Marche.